scelta. Questa è la cattivante sigla del fatto ungherese. Non ci crederete, ma c'era Renato di origine italiana. Ah, vedi? Siamo all'ultima settimana. C'è caldo in studio. Questo è il Liorni ungherese. Sì, guardate che bel ragazzo. E chi saranno i concorrenti? Tre sopravvissuti: Balint, Evi. Sì. La piccola Evi. Questa batte dalle parti di Casmia. E Renato. Dicevamo origine italiana, ma non lo ha fatto notare, non ha mai detto parole italiane. Meno male. Beh, qua avete capito tutti, non stiamo a tradurre. Eccolo qua, Renato, espressione intelligente, eh? Maglia della Juve. Cosa dirà? Renato! 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 Le sue fan? Perché ha detto Renato vaffanculo? Perché lui non ha detto altro che parolacce in italiano per tutti, esatto, i 90 e 100 giorni. E loro non sapevano il significato. Assolutamente. Sentiamolo. Oltre a suonare la chitarra piuttosto bene, lui intendeva passare per la casa prima a cospargersi di fango, non certo, sa perché, cercare di limonare. Beh, con un gatto. È caratteristica degli italiani, sì, no? E poi, eccolo, lui passava, vede uno dormire. Così dice, sì, gratis. Tanto loro non capiscono. Certo. Sì? Eccolo qua. Sì, proprio nella simpatia. Attenzione, il momento dell'eliminazione. Sono rimasti in tre. Chi sarà il terzo? Chi esce? Beh, chiarissimo, no? Beh. Sì. Eh già. Che altro commento potevi fare? Sarsi zanchetna putan. Putan, eh? È lui che ha suggerito. Renato! È il terzo! Deve uscire. Come la prende? Amigos? Commosso, direi. Eccolo. Così. Lo riconosco adesso. Sì, sì. Pure. Ci stava, eh. Però una volta uscito basta. Bel giubbotto. Basta parolacce. Tutti i fan che lo aspettano, lo acclamano. Li saluta così. Sì. Ecco, sentite bene. Ed eccolo finalmente. Prende il microfono. Dichiarazione. Vuol dire qualcosa. Appena eliminato. Ma no. Il delirio. Ora non capiscono. Vi domanderete, il Marco Liorni ungherese, quando lui è uscito, con che parola lo ha accolto? Ascoltate. Ma no! Sì, credevo che fosse un tormentone simpatico.